Buongiorno amiche e amici fra le frasche. Oggi è giovedì. In questi giorni non ho avuto particolari cose da registrare e da condividere con voi, se non volevo un attimino dirvi, perché alcuni me l'hanno chiesto, come è andata poi alla fine l'infusione. E niente, allora devo dire la verità, appena fatta sono stata subito bene, non ho avuto assolutamente nulla. Ho iniziato ad avere un po' di tipo testa nel pallone e di nausea nel pomeriggio. Ho fatto 2 o 3 giorni che non sono riuscita a mangiare proprio per questa nausea. E, cioè, mangiavo, ma poco e comunque poi mi veniva questa nausea, questo rigetto del mangiare. Adesso sembra che tutto sia tornato normale. Ci vorranno comunque 3-4 settimane per vedere un miglioramento e infatti tra un mese ho il controllo con gli esami del sangue per vedere se effettivamente è servito oppure no. È una sorta di ricarica, quindi poi bisogna vedere il mio corpo quanto ci mette a, tra virgolette, smaltirla o vedere se magari invece ha riattivato un po' e quindi magari non c'è neanche bisogno che io ne faccia un'altra. E niente, a parte quello, devo dire che comunque è andata bene. La nausea è stata fastidiosa perché comunque io già di stomaco e intestino ho i miei problemi, quindi è stata veramente poi andando al lavoro non proprio facilissima da sopportare, però ce l'abbiamo fatta senza problemi. Io adesso devo fare colazione, poi devo portare la macchina a fare la revisione. Poi lavoro fino alle 7, quindi non è che ho molto da condividere con voi, purtroppo. Quindi, a parte raccontarvi questa cosa, e magari appunto vedere se riesco a fermarmi a prendere qualcosa di spesa, in teoria dovrei anche andare al risparmio casa perché ho un po' di dispensa a livello di prodotti ammorbidenti, detersivi, prodotti per la casa da acquistare, ma non so voi, fatemelo sapere nei commenti. Io odio fare le cose di corsa, cioè uscire di casa sapendo che però alla X ora devo tornare indietro perché devo mangiare, perché poi devo andare al lavoro, cioè fare le cose, tra virgolette, impiccata è una cosa che proprio non sopporto, però il frigo piange, il freezer pure, quindi non lo so. Nel caso, sicuramente dopo vi mostro le 2 cose che ho preso, oppure comunque ci vediamo per salutarci. Adesso faccio colazione. A dopo. Allora, ho pensato intanto che non so cosa che vedete, forse, boh, non lo so se mi vedete del tutto, ho detto mentre mi lavo la faccia così mi preparo, chiacchieriamo un po'. L'altro giorno mi sono alzata con tutta un mio pensiero filosofico. Tra l'altro è quasi finita questa, mannaggia. Sul discorso destino, così condivido con voi e mi dite cosa ne pensate. Sul discorso del ma se comunque una persona ce la mette tutta, si impegna, cerca di davvero, cioè, sputare fatica, sacrifici, eccetera, ma gli capita sempre qualcosa, gli succede sempre qualcosa che sembra davvero dirgli o dirle di lasciar perdere. Uno cosa dovrebbe fare? Dovrebbe prenderlo come un avvertimento, come un lascia perdere davvero? Oppure, cioè, fare come fanno, tra virgolette, gli eroi e continuare nonostante tutto perché, cioè, non so se è chiaro il mio discorso, no? Cioè, dovrei prenderla come un no, lascia perdere tutto il destino, il mondo, il fato, tutto ti sta dicendo di lasciar perdere?
Oppure dovrei fare come nei film con i supereroi che no, le difficoltà ci sono, vanno combattute, bisogna continuare perché le cose devono, bisogna tra virgolette guadagnarsele, più c'è la fatica, più poi c'è il bello quando si ottengono, no? La soddisfazione quando si ottengono, perché con tutte le cose che ci stanno capitando, no? Io inizio a dubitare di questa cosa e inizio a pensare, boh, non lo so, forse mi devo fare un passo indietro e ho sbagliato tutto, non lo so. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, perché io sinceramente non so più in che cosa credere. Anche perché poi in realtà sono una testona estremamente tenace, quindi credo che poi comunque continuerei a fare quello che sto già facendo, però ogni tanto il dubbio mi viene. Vabbè, e niente, tra l'altro intanto vedete la mia skin care, no, non è vero, mi lavo la faccia, metto la crema e ho finito. Non faccio niente di che, ah, e mi lavo ovviamente i denti. Abbiamo finito già da diversi giorni, già da settimana scorsa, You, l'ultima stagione, che grazie al cielo è stata migliore rispetto alle precedenti. Quello che sentite è Artù, perché è appena andato in bagno. Lui ha il bagnetto dove noi abbiamo il bagno, ovviamente facciamo tutto insieme appassionatamente. Cosa stiamo vedendo? Allora, abbiamo visto due film. Allora, uno su Disney Plus, Barbarian, ecco, lasciate perdere, è un'ora e mezza buttata via. Ieri sera abbiamo iniziato un film che è appena uscito su Netflix, The Strays, forse, e ci mancano 20 minuti e devo dire che è stato un po' lento nell'ora e 10 iniziale. Ma in questi 20 minuti c'è tutto uno sviluppo e quindi però eravamo cotti ieri sera alle 11, perciò non siamo andati avanti. Stasera lo vedremo finire, non lo so, non penso, perché Raffa torna tardissimo, non lo so, comunque prima o poi lo vedremo finire, vi faccio sapere com'è stato. Io vabbè a livello di anime così sto rivedendo Demon Slayer perché è uscita la seconda stagione, quindi mi sto riguardando la prima. My Hero Academia, però ho messo in stand-by l'anime e lo sto leggendo come fumetto. Come fumetti sto leggendo Demon Slayer, My Hero Academia, Ocho, perché io non faccio mai una cosa una sola e una soltanto. Jujutsu Kaisen, Hanako-kun e Spy per Family, adesso non so la pronuncia giusta, non l'ho mai sentito dire a voce alta, l'ho sempre solo letto, essendoci una X in mezzo, quindi per me è un per. E basta, serie TV cosa abbiamo visto? Sto pensando, perché a parte io, mi pare basta. Non lo so, comunque magari poi mi verrà in mente. Adesso lavo i denti e ci vediamo dopo, perché mentre lavo i denti non posso parlare. Allora, niente, io ho appena finito di sistemare in casa, ho fatto il letto, adesso ho mezz'oretta, quindi inizio a piegare i vestiti che ho tirato su, che erano stesi, e ho deciso di non fare la spesa a livello alimentare, perché quando si fa quella spesa lì bisogna avere la pazienza, la calma di guardare tutto, se no si spendono soldi per cose che non servono. Però, visto che mi mancano un paio di cose, come vi ho detto, da tipo risparmio casa per capirci, quindi cose per lavare, detersivo per la lavatrice, dentifricio, insomma, cose anche per la cura della persona, dove devo portare la macchina? Lì vicino c'è un Tigotà, il risparmio casa sarebbe troppo lontano, perderei troppo tempo, quindi penso che prenderò le quattro cose che mi servono al Tigotà. Ho messo giù la mia lista per evitare di fare spese inutili.
E quindi vi faccio vedere dopo che cosa ho preso, così poi ci salutiamo. Sono appena rientrata e meno male che mi si è illuminata una lampadina nel cervello che mi ha detto: Marta, tu stasera fino a 20 alle 8 non sei a casa. Poi quando arrivi che il frigorifero è vuoto, che cosa prepari? Quindi davanti all'acqua e sapone, in realtà non ti gotavo, avevo sbagliato, c'è l'S lunga, quindi sono entrata dentro, ho preso giusto due cose che in teoria dovrebbero bastarmi per far slittare la spesa a settimana prossima, così domani mattina non esco e la dedico allo studio. Quindi vi faccio vedere cosa ho preso da Esselunga. Parto subito da questi perché poi vanno messi in freezer. Ho preso questa che utilizzo per fare quella specie di, noi lo chiamiamo il composto V, ma è una, come se fosse una sorta di carne trita che faccio con le patate. Avete visto la ricetta qualche video fa. E poi ho preso questi che se Raffa non fa tardi, perché mi ha detto che probabilmente invece farà tardi domani e non oggi, li farò stasera con il pane per i burger e proprio le patate, che le patate le ho già, e i burger vi faccio vedere il pane che utilizzo. Poi ho preso queste che sono simili a quelle dell'altra marca della Unconventional, però sono della Garden Gourmet e volevo provarle. Adesso vedo perché in base a quello che farò stasera magari o mangio queste o del riso con, non lo so, adesso vedo. Comunque sono queste qua, si chiamano le fettine di soia e vediamo come sono. Poi ho preso questo che è il camoscio d'oro a fette, che a me piace molto. Queste qui che sono un piccolo pensierino per Raffa, il pan grattato perché dopo quello che mi è successo ancora di tutti gli insettini ho dovuto ricomprarlo perché erano entrati anche nelle scatole di cartone del pan grattato. Poi ho preso, dopo una marea di tempo che non lo prendevo più, il latte senza lattosio. Ho sempre preso latte di soia, latte di mandorla, latte di avena, però per alcuni dolci il sapore cambia, è inutile raccontarsela. Non dico che non sia buono, ma cambia. Quindi, alla fine, purtroppo, con tutti i problemi che ho avuto di salute, avendo reintrodotto le cose senza lattosio, alla fine ho detto: è inutile che faccio il latte sì, cioè il formaggio sì, il latte no. Anche se comunque continuerò a comprare il latte, cioè adesso la torta di mele che ho appena fatto e che è quasi finita, l'ho fatta con il latte di mandorle. Però l'ho preso. Questo è il pane che utilizzerò per gli hamburger. Mi trovo molto bene con questo pane. Non ha lattosio, non ha strutto, almeno dovrebbe essere perché grassatura vegetale. Quindi in teoria non ho riletto gli ingredienti, ma dovrebbe essere rimasto uguale a quello che prendevo tempo fa. Poi ho preso questo che mi salva la vita in tantissime occasioni, il riso basmati. Ho preso due bottiglie di Coca Zero nel caso dovessi fare la pizza, la mozzarella per fare appunto la pizza, le uova, lo so, di solito prendo quelle dei contadini e via dicendo, però di necessità virtù. Non ho tempo di andare perché sto studiando e lavorando e quindi quello che ho trovato, ho preso queste bio. Dovrebbero essere meglio addirittura di quelle all'aperto, perché all'aperto vuol dire tutto e vuol dire niente. Può essere che all'aperto però abbiano mezzo metro quadrato neanche per muoversi, quindi in teoria quelle biologiche dovrebbero essere meglio. E poi ho preso queste patate qua, che sono quelle, diciamo, già cotte al vapore, che gli si dà una sbollentata e sono poi pronte da utilizzare, sempre per salvarmi un po' fino a settimana prossima. Allora, al Tigotà ho preso queste che sono 12 rotoli di carta igienica. Poi ho preso questi che sono due Scottex per la cucina in generale, che sono belli cicciotti. È una cosa che io controllo sempre. Scelgo non tanto per il prezzo, quanto per, io vado sempre a schiacciare qua e se vedo che fa resistenza, come anche la carta igienica, vedete, vuol dire che c'è effettivamente materiale. Se no, se vedo che vanno a vuoto, anche se costano poco, non li prendo perché so che finiranno in un attimo. Quindi non so, fatemi sapere se anche voi fate questa prova o guardate altro quando comprate la carta igienica e lo Scottex. Poi ho preso, che
mi servivano perché li ho finiti ed erano in offerta. Lo shampoo, io utilizzo questo della Fructis della Garnier, e la sua maschera. Io questi li faccio fuori in 4-5 mesi. Magari lo shampoo più velocemente, ma la maschera, avendo non tantissimi capelli che si sporcano facilmente, questa è molto leggera, però io ne devo mettere poca, quindi davvero mi dura una vita. Lo shampoo magari un pochino meno, ecco, rispetto a, però anche i capelli, però lavo comunque 3 volte alla settimana i capelli, non di più, perché avendoli fini e fragili mi hanno sempre consigliato di non fare troppi lavaggi. Poi finalmente ho trovato il sapone alga, perché voglio provare a fare alcune cose che ho visto su TikTok, eccetera, e vediamo se effettivamente funziona. Poi ho preso un pacchetto di sacchettini per l'umido, perché questi non bastano mai. Ho preso queste due saponette all'aloe e alla lavanda per avere sempre la scorta, e non trovarsi mai senza, perché noi queste le usiamo come se fosse una sorta di doccia schiuma. E queste sono molto buone perché, se non sbaglio, sono vegane, sono cruelty free, 1,20 euro l'una, costicchiano, però erano quelle che costavano meno. Poi ho preso questi due per l'igiene intima, quello da uomo e questo con cui mi trovo molto bene. Anche qui l'igiene intima, una volta utilizzavo quello della Winnie's, però avevo bisogno di qualcosa di un pochino più specifico, quindi sono andata su quelli lì. Poi ho preso questo, che è il detersivo lavatrice ma igienizzante. Adesso tra l'altro ho sbagliato, perché ho letto detersivo, avevo letto, non so perché, additivo igienizzante. Detersivo per la lavatrice non uso questi di solito, pensavo fosse un additivo, e siccome aveva un buon prezzo per un buon numero di lavaggi, l'avevo preso da provare. Vabbè, ho sbagliato, però fa niente, sempre comunque igienizzante è, che è quello che mi interessa. Lavorando a strettissimo contatto con la gente, lavorando nei camerini dove rigiro vestiti che la gente si è indossata, che me li metto addosso e tutto quanto, preferisco un qualcosina di un po' più aggressivo, di più igienizzante. Poi ho preso della Winnie's questo per i pavimenti, ne ho uno intero, però preferisco sempre averne uno di scorta, così quando inizierò l'altro ce n'è già uno. Ho preso questo specifico per i vetri, perché dovrò pulire i vetri in casa, e mi sono accorta che è meglio utilizzare un prodotto specifico piuttosto che un prodotto generico, li puliscono sicuramente meglio. Poi ho preso questo, che è la confezione quella risparmio, per il sapone per lavarsi le mani in bagno, avendo sempre a che fare, toccando comunque anche le feci di Runa, di Artù, eccetera, preferisco prenderne uno che abbia dentro anche lì l'igienizzante. Poi ho preso questo, che non avevo mai provato, della Cif, che è Green Active, in realtà non... a parte agenti pulenti di origine naturale, biodegradabile, che non rilascia residui chimici, purtroppo non c'è scritto che non è testato sugli animali, però è lo stesso discorso che vi facevo l'altra volta. Per il bagno voglio qualcosa che sia bello strong. E poi ho preso, è inutile che ve li tiro fuori tutti e tre, ma tre di questi della Winnie's per la lavatrice come detersivo, perché tempo fa al Conad avevo trovato un'offerta per l'ammorbidente della Winnie's in una confezione enorme, tipo da 70 lavaggi, 80 lavaggi, quindi a livello di ammorbidente sono stra a posto, così come avevo trovato anche un'offerta per il detersivo per i piatti, sempre naturale, della marca Conad, ma quello naturale, non testato sugli animali, vegan, eccetera, e quindi per quello ero a posto, quindi ho preso solo cose legate al proprio detersivo per la lavatrice. E basta, questo era tutto. Sono stata abbastanza oculata e attenta, perché ricollegandomi al discorso che vi ho fatto stamattina mentre mi lavavo la faccia in bagno, perché vi ho fatto quel discorso? Perché ci stanno accadendo delle cose non belle e che vanno a mettere degli enormi sassi nell'ingranaggio dei progetti che abbiamo, e anche dei progetti personali che ho io a livello lavorativo.
E quindi per questo motivo, oltre a farmi le domande filosofiche che mi sono fatta stamattina, devo stare attentissima alle spese, che facciamo. Con questo non sto dicendo che non ci sarà uno sfizio, una cosa, magari anche di cose già programmate, che comunque avevamo già messo in conto, quindi non dico che allora assolutamente adesso clausura. Però dobbiamo stare attentissimi, quindi questo è il motivo per il quale magari ecco, questo canale non è mai stato, ma forse lo sarà ancora meno un canale dove vedrete grandi acquisti, grandi cose. Ecco, no, non è sicuramente il momento, però spero di farvi vedere un po' quella che è anche la bellezza nella semplicità e nel magari avere qualcosa in meno. E niente, io come al solito spero di avervi fatto compagnia. Potete iscrivervi, mettere mi piace, commentare, io vi aspetto, lo sapete. E nulla, adesso preparo qualcosa da mangiare e poi devo andare al lavoro, quindi vi mando un mega abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!